Io di giunta qui all'ospedale forse segnala anche lo stato di salute non buono dei rapporti tra le regioni e il governo. Ma direi segnala lo stato di effettiva operatività della giunta, nel senso che noi quando serve ci incontriamo e questa operatività oggi serve per tutta una serie di delibere che sono urgenti e questo per dare una risposta alle esigenze e ai bisogni dei veneti. C'è stato da parte del Veneto e di altre regioni una reazione molto forte ieri a Roma alla riunione rispetto anche alle notizie di ulteriori tagli, soprattutto sulla sanità, si parla dei 140 milioni per il Veneto. Beh, questa assolutamente è una nefandezza, nel senso che pensare ancora di tagliare le realtà virtuose vuol dire affamare le realtà virtuose. Se la mia siringa costa 1 e da altre parti costa 6, se taglio tutti uguali la mia siringa non riuscirò più a comprarla, dalle altre parti si sprecherà un po' di meno ma si continuerà a sprecare. Ci sono margini di trattativa su questo con il governo? Guardi, il governo aveva due scelte da fare, continuare a tagliare e far pagare al nord o iniziare a far pagare anche chi oggi spreca. Ha fatto la seconda scelta e quindi questa politica darà questi risultati. La Grecia fallisce, va in default perché non ha il nord, l'Italia non fallisce perché ha il nord. Se vado a casa io, dice Formigoni, dopo 5 minuti anche Veneto e Piemonte saltano. Ma a me non risulta che Formigoni sia veneto e si occupi del Veneto, per cui pensi a casa sua. Ma l'accordo col PDL fatto con la Lega 2 anni fa riguardava tutte le regioni, sostengono i dirigenti del PDL, che appunto legano il destino di Formigoni anche dopo l'iniziativa delle dimissioni consegnate da consiglieri e assessori della Lega a quello che succede a Milano in queste ore. Guardi, io considero i consiglieri del Veneto, del PDL, delle persone assolutamente responsabili. In 2 anni e mezzo abbiamo fatto tante cose assieme. Sanno benissimo che noi abbiamo un solo impegno e un solo accordo, che è quello di rispettare la parola data ai cittadini ed è scritta nero su bianco nel programma elettorale. Se c'è qualcuno che deve mandare a casa qualcuno sono io, quando non si rispetta il programma elettorale. Quindi lei ritiene che adesso Formigoni stia sparando alto? No, ritengo che si debba occupare delle sue vicende e non di quelle degli altri. Presidente, ieri quindi questo provvedimento del governo, no? Sì. Le regioni sono davvero a rischio? Beh, le regioni sostanzialmente si trovano di fronte a un neocentralismo, è un salto nel buio, nel medioevo. Ricordiamoci che togliere le competenze alle regioni vuol dire disattendere anche quello che i padri costituenti scrivevano. Io non voglio fare il sindacalista delle regioni, penso che se le regioni non servano il governo deve avere il coraggio di chiamare.